siamo qua per presentare Formica e Sorrentino. Sorrentino non penso abbia bisogno assolutamente di presentazione. Diciamo che avessi fatto una trattativa per comprare la Cina, forse avrei impiegato meno e con meno difficoltà, però diciamo che è stato bravo Stefano, che ha dimostrato di volere fortissimamente il Palermo. Noi non abbiamo mollato un attimo, anche in momenti in cui sembrava che tutto potesse essere compromesso, e alla fine siamo riusciti a far sì che questo connubio, che già l'anno scorso si era in qualche modo materializzato, si materializzasse. Quindi siamo contenti di averlo qua, perché al di là del calciatore mi piace l'uomo, mi piace la persona appassionata, e lui, anche se parlo un po' con l'accento ostrogoto, sempre terrone, quindi la natura è natura. Sono sicuro che lui darà il suo apporto importante al Palermo presente e al Palermo futuro. Detto questo, molti lo chiamano Formica, Formica in Argentina, anche lui un terroncello, perché viene dall'Italia centrale, le sue radici. Formica è un cognome nostro, quindi arriva in Italia con un po' di ritardo, ma diciamo che dopo aver fatto bene nel suo paese è stato acquistato da questa squadra inglese e è andato a giocare in un campionato difficile, forse non pienamente adatto alle sue caratteristiche, ma lui l'ha fatto con grande applicazione, dimostrando anche lui che oltre al talento ha sicuramente una grande capacità di essere uomo, e queste sono cose che ci piacciono. Anche lui è un giocatore, ci auguriamo possa dare molto al Palermo attuale e al Palermo futuro. Detto questo, io passerei subito immediatamente la parola ai nostri due ragazzi. Nasce spontaneo chiedersi cosa spinge un giocatore che è stato la bandiera di una squadra ad andare in una situazione di classifica molto complicata. E poi volevo sapere, possiamo considerarti un giocatore che negli ultimi tempi si è sentito un po' ostaggio della squadra in cui militava? Beh, la spinta più grande è stata la piazza, perché comunque giocare qua a Palermo, una piazza così, è sempre stato la mia idea fin da quando ho iniziato a giocare a calcio. Poi la Sicilia la conosco bene perché ci ho vissuto, perché mio papà ha fatto qualcosa di importante nell'altra metà della Sicilia. Io mi auguro di fare meglio di lui da quest'altra parte. Mi ha spinto ad accettare questa situazione una chiacchierata fatta con il direttore, mi ha contagiato tantissimo il suo entusiasmo, e quindi è bastata una chiacchierata di 10 minuti per accettare subito e per cercare di trovare l'intesa per venire qua. Riguardo al tuo passato, vicissitudini che hanno riguardato un po' sono state tante trattative, tutte quante che non sono andate in porto, nessuno ha avuto la tenacia che ha avuto il direttore di continuare. È stata lunga, è stata pesante sotto tanti punti di vista. Sono stati giorni dove sembrava che dovesse arrivare da un momento all'altro e altri invece che era tutto saltato, però poi alla fine la cosa più importante è che sono qua e sono pronto per questa nuova sfida. Cosa c'è nel campionato italiano che in Inghilterra invece non hai trovato? Perché diciamo in Inghilterra non sei riuscito a esprimerti al massimo, e cosa speri invece qui in Italia? Più o meno. Ti fumo io qua, per quello che posso. Sì, bueno,
Muy contento de estar aquí. El fútbol de inglés es muy diferente al fútbol italiano. También he jugado en una posición que no era la mía, pero bueno, cuando se dio la posibilidad de venir aquí, no lo dudé porque es una escuadra muy buena y bueno, espero poder rendir. Avete capito, no? Sì. Ha detto che c'è differenza tra il calcio inglese e il calcio italiano. Lui ha giocato in questa squadra, loro facevano un 4-4-2, lui faceva il centrocampista esterno destro nella linea di 4. Non è propriamente il massimo della vita per lui, però si è applicato. Sicuramente l'Inghilterra gli ha aggiunto qualche cosa, perché sempre si aggiunge. E lui è riuscito a venire qua nel campionato italiano, è la giusta... penso consacrazione a quelle che sono le sue qualità. Per Stefano, il suo regno. Dunque, il trasferimento tuo ha una doppia valenza, perché rafforza il Palermo e indebolisce una diretta concorrente per la Salvezza. Anche questo aspetto può essere. Me lo auguro. Anche questo aspetto può essere importante in una lotta difficile come quella per la Salvezza, e soprattutto se c'è, tra virgolette, un consiglio da poter dare subito anche a. Ai compagni di squadra, dire beh, diamoci una. Rimbocchiamoci le maniche e andiamo. No, intanto io penso che noi dobbiamo solamente cercare di fare più punti possibili, senza guardare le altre, senza pensare se le altre sono rafforzate oppure no. Per quanto riguarda i miei compagni di squadra, ci sono giocatori di caratura importante, sappiamo tutti quanti bene in che posizione siamo di classifica, quindi. Non c'è bisogno di dire tanto, ecco, l'unica cosa che possiamo fare è quella di lavorare come stiamo facendo e basta, e cercare di portare a casa più punti possibili nel minor tempo possibile. Per un Mauro che è arrivato, ne dovrebbe arrivare un altro quando finisce come Boselli. C'è la possibilità che possa arrivare a questo? Boselli è già in aereo, quindi domani penso che sia qua. Sarà arruolabile a partire dalla prossima. Sarà arruolabile dalla prossima.